Caro Gesù bambino, ci siamo, oggi il grande giorno, oggi le attese di tutta l'umanità, la speranza che dentro il cuore di ognuno di noi trovano una risposta, trovano un volto, delle piccole braccia, il pianto gioioso di un bambino che viene alla luce, anzi, che porta alla luce, lo splendore di Dio, di un Dio che si fa come noi. Sì, caro Gesù, ci vieni incontro, ci salvi, ma non con la potenza e la forza dei grandi re e imperatori che la storia ci ha consegnato. Tu vieni nella dolcezza dell'amore, con l'affabilità della semplicità e dell'umiltà. In questa mangiatoia, caro piccolo Gesù, ci mostri l'imprevedibilità di Dio, di un Dio fuori dai nostri schemi. Il presepe ci fa vedere e ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia. Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. Non è importante come si allestisce, ciò che conta è che esso parli alla nostra vita, raccontando l'amore di Dio per noi, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi, e a dirci che proprio in questo sta la felicità. Con la tua nascita, caro Gesù bambino, aiuta anche noi ad entrare in una nuova nascita. Aiutaci a metterci in gioco, come hai fatto tu. Noi siamo qui, con Maria e Giuseppe, e magari come loro non comprendiamo fino in fondo quanto sta per accadere. Ma proprio come hai fatto con loro, entra nella nostra storia, nelle nostre vite, e rendile luminose, risplendenti della tua gloria e del tuo amore. Caro Gesù, ti vogliamo bene e semplicemente vogliamo dirti grazie. Con affetto, Francesco.